Seconda giornata dedicata al cinema d'Agrigento per la 43esima edizione del Paladino d'Oro Sport Film Festival, la kermesse che interesserà per tutta la settimana il mondo degli appassionati con proiezioni di film a tema sportivo e non provenienti da tutto il mondo. Anche oggi la manifestazione prevede la proiezione dei film finalisti potenziali vincitori del Paladino d'Oro, in particolare Unnamed, dall'Iran, la storia di Zainab, una ragazza che ha deciso di sottoporsi alla transizione di genere, che deve farsi accettare dalla sua famiglia, dalla società e dalle squadre di pallavolo professionistiche maschili che non la vogliono a causa della sua bassa statura, rischiando di perdere il suo futuro professionale e il sostentamento per i suoi cari. From Here to Anywhere, il film dedicato alla storia mai raccontata del viaggio sorprendente e stimolante del calcio del Qatar e dai suoi albori sino a diventare l'epicentro del mondo del pallone nel 2022, e il colombiano The Final Match, che rispolvera la storia dello sport, ricostruendo l'epica finale della Colombo Clubs League del 1999 in Colombia e indagando sul famigerato scandalo che le pose fine subito dopo. Dal Regno Unito arriva il film dedicato al calcio, Ox, calcio professionista, anti-idioti. Con questo breve slogan, White Oak riassume i valori incarnati dalla propria squadra di calcio, non solo per scalare la Lega Calcio, ma anche per contrastare il razzismo e tutte le sue forme. Rebound è la storia di Sebastian Bellin, ex giocatore di basket professionista, che durante il viaggio verso New York rimane coinvolto in un attacco terroristico in aeroporto a Bruxelles e sopravvive miracolosamente. Con un po' di fortuna e aiuto, dopo 13 interventi chirurgici, mantiene le sue gambe. Dopo 6 anni, partecipa all'Ironman Triathlon delle Hawaii come atleta disabile. Lo statunitense Title Shot è la storia della lotta di un immigrato ugandese per emergere dall'ignoto e raggiungere ciò che è quasi impossibile, diventare un campione. È l'italianissimo 999 di Other Soul of Football, la storia di Lorenzo, 16 anni, attaccante di Piacenza che gioca nelle squadre giovanili di una prestigiosa squadra di calcio, all'impeto di qualcuno che vuole arrivare, ma dovrà sottoporsi ad una serie di test difficili che lo porteranno a maturare come professionista e come uomo. Appuntamento dunque al Teatro Luigi Pirandello d'Agrigento, alle proiezioni ad ingresso gratuito durante tutta la settimana dedicata al cinema sportivo, per vedere i film in concorso e incontrare registi, attori e produttori presenti in sala.